vita cominciò come l'erba, come il fiore, e mia madre mi baciò come fossi il primo amore. Nasce così la vita mia, come comincia una poesia. Sta capitando sempre più spesso di questi tempi duri che stiamo vivendo già da parecchio tempo, di pensare a un discorso che ho avuto con mio padre tanti e tanti anni fa, ed è questo: avevo appena firmato un contratto milionario per fare della pubblicità, possiamo anche dire la marca e l'azienda, tanto siamo in camera Caritatis, nessuno ci ascolta, ed era per la pasta Barilla. Mi davano tanti soldi, ma tanti milioni, roba da far tremare i polsi a un ragazzino dell'epoca come me. E firmo questo contratto e corro a casa con il cuore gonfio di felicità per comunicarlo appunto a mio padre. Arrivo lì, busso alla porta, lui mi apre e faccio: papà, ho firmato un contratto milionario per fare la pubblicità della Barilla. Papà, ci danno un sacco di soldi. E lui: voglio, ma raccomando a papà, però fatta da pochi pasta. Una celebre frase del mitico Totò citava: si dice che l'appetito viene mangiando, in realtà viene a star digiuno. Queste e altre frasi troverete alla pizzeria griglieria Ci Ritorno a Pontedera, dove le specialità sono i picci cacio e pepe, un'eccezionale bistecca alla fiorentina e naturalmente le pizze cotte nel forno a legna. Perché è importante partecipare ad un corso con Maurizio Lambardi e Gloria Di Capua dell'Accademia Il Corpo e l'Anima? Sentiamo che cosa ci diranno. Il nostro metodo è un metodo molto particolare. Arrivano a noi molte persone che ci dicono che da 20 anni lavorano su loro stessi, ma non molto è cambiato. Poi dopo un breve periodo con noi, basta solo magari un mese e mezzo, si accorgono che invece qualcosa immediatamente cambia. Questo accade perché il nostro metodo ha la particolarità di essere pratico. E infatti portiamo strumenti pratici, concreti, da portare nella vita quotidiana e per migliorare il benessere in se stessi e nella relazione. Siamo coppia nella conduzione dei corsi, siamo counselor e coach, ma siamo coppia nella vita, e questo ci ha permesso di applicare quotidianamente tutto ciò che abbiamo imparato dalla nostra lunga formazione nella nostra relazione.
Soggiornando a Volterra vi può anche capitare di trovare tracce delle mura etrusche vicino alla vostra camera. Questo succede all'albergo Etruria che si trova nel centro di Volterra. Nel cuore della città antica, in un palazzo del Settecento, si trova l'albergo Etruria. Interamente rinnovato, conserva al suo interno anche antiche tracce del prestigioso passato etrusco. 21 camere, tutte arredate con stile, cura e attenzione per i dettagli, ciascuna con una propria personalità. L'albergo Etruria è un piccolo e grazioso bed and breakfast situato a 100 metri dal parcheggio e dalla stazione degli autobus che si affaccia sul corso principale della città. Un angolo incantevole è il giardino privato dotato di bar e con accesso diretto al parco Enrico Fiume. E tra le selezioni che potevo andare a cercare non poteva mancare il Rouquet di Montalbera. E siamo a Castagnolo e Monferrato, diciamo un territorio non vocato di più perché siamo a cavallo tra Langhe e Monferrato. Ho detto già tutto, ma non ho detto niente perché Rouquet si scrive Rouquet e si legge Rouquet. E questa è la tradizione, una delle espressioni più interessanti di Montalbera. Franco Morando non è solo un amico, ma è un grande conoscitore di vini, un grande elaboratore, un grande creatore. Infatti penso che Rouquet possa ringraziare Montalbera, possa ringraziare Franco Morando, se in realtà ha avuto un successo che sta avendo e ha avuto dei proseliti come me, che fin dal primo giorno ci siamo innamorati veramente al primo incontro, al primo calice in questo caso. Un affinamento, una maturazione in vasche d'acciaio che vengono poi posizionate e diciamo lasciate maturare in bottiglia e in senso orizzontale. Un rosso sgargiante, riflessi violacei, tende al granato ovviamente con l'affinamento, questo è un vino chiaramente che esprime molto anche nella longevità e ovviamente un profumo intenso, persistente, con una grande aromaticità. Un vino di cui solo ci si può innamorare, niente di più. Come qua, io sono con Luca Sardelli, ciao, come stai? A posto, grazie di essere qua questa sera. Grazie mille, allora noi ci troviamo nel centro di Pontedera, nel tuo pub, l'Orologio. Allora, che tipo di locale è? Dunque, l'Orologio ha una tradizione che è molto antica, è uno tra i pub storici di Pontedera, sono 32 anni che siamo in attività, è rivolto a una clientela un po' più tranquilla e che ha piacere di venire a passare una serata con della musica dal vivo. Poi sei veterano, diciamo, no? nei locali. Sì, certamente, al di là di questo sono stato anche proprietario di discoteche, ho avuto altre gestioni, collaboro con Penelope Sexy Disco, insomma, nel campo della notte, diciamo. Complimenti per il locale perché è veramente bello, strutturato bene, molto arredato in stile, in gusto. Quindi insomma il pub serve anche a questo, no? Fare venire qui i giovani, la gente insomma che si rilassa anche piacevolmente senza avere la musica della discoteca dietro. Sì, infatti la nostra politica è proprio questo, chi viene a trovarci cerca un ambiente un pochino più di relax, per trascorrere insieme qualche ora, per bersi qualcosa e sicuramente per non avere la confusione indosso. Credo anche una bella cosa averlo proprio nel centro, diciamo, della città. Il centro di Pontedera in questo momento sta un po' soffrendo sul commercio perché purtroppo si è un po' svuotato e spopolato. Noi cerchiamo di reggere botta, di cercare di dare comunque l'alternativa a quello che è la sera in Pontedera, anche perché siamo uno dei pochi locali aperti e quindi accogliamo la clientela che magari passeggia sul corso e che ha voglia di venirsi a bere una cioccolata piuttosto che un cocktail qui da noi. Sono gli orari di apertura? Dunque, noi apriamo la sera alle 21.45 e chiudiamo verso l'1.30, le 2. Il fine settimana è un pochino più lungo
e in occasione possiamo organizzarci anche per apericene, delle cene private, facciamo anche degli eventi particolari rivolti a una clientela che magari vuole riservarsi il locale in esclusivo, e per cui appunto qualcuno che ha bisogno di organizzare qualcosa può venirci a trovare e sicuramente troveremo delle soluzioni per tutti i portafogli. Dicevi proprio un pubblico un po', diciamo, variegato. Sì, dobbiamo far conto che, e questo magari mi fa fare il conto dei miei anni, da quando sono partito ho visto passare delle coppie da qua dentro che addirittura sono sposate, adesso i figli di 18 anni tornano di nuovo qua, quindi non voglio dire nient'altro. Va bene Luca, ti ringrazio, e quindi tutti qui all'orologio. Grazie a voi e ben lieto di avervi conosciuti.